Ben trovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento un solo tema, perché si è tenuta, come vediamo dai titoli, la seduta solenne per la festa della Toscana. Un messaggio di pace arriva dalle autorità religiose, sempre nel segno di Don Lorenzo Milani. Infatti proprio a Don Milani era dedicata all'edizione 2023 della Festa della Toscana, che si è tenuta all'interno del Cinema Teatro La Compagnia giovedì 30 novembre. Al suono delle chiarine, seguito poi dall'inno alla gioia, all'inno di Mameli, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha aperto al Cinema La Compagnia la seduta solenne della Festa della Toscana dal tema I Care, la Toscana dei valori umani e della lotta alla disuguaglianza, a 100 anni dalla nascita di Don Milani. Ricordiamo che il 30 novembre si celebra la Festa della Toscana in ricordo dell'abolizione della pena capitale voluta dal Granduca Pietro Leopoldo, un sovrano illuminato, alleato della libertà e del progresso, il primo nella storia ad abolire appunto la pena di morte. Il 21 giugno del 2001 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una legge, la legge regionale numero 26, per celebrare proprio il 30 novembre di ogni anno la Festa della Regione Toscana, una festa che vuole essere un omaggio a tutti coloro ai quali si riconoscono nei valori della pace, della giustizia e delle libertà. E quindi la seduta solenne, dopo un ringraziamento a Silvana Sciarra, presidente emerita della Corte Costituzionale, a Rosy Bindi, presidente del Comitato delle Celebrazioni per il Centenario di Don Milani, Mazzeo ha chiamato sul palco il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolitano di Firenze, Izzedine Elzir, imam della città di Firenze, e Gad Fernando Piperno, rabbino capo della comunità ebraica di Firenze. La sala era aggremita da autorità civili, militari, religiose, molti sindaci e tanti gli studenti. Ad esempio c'erano, insieme a tutti i labari dei comuni toscani, le ragazze e ragazzi dei licei Gramsci e Pascoli di Firenze, degli istituti di istruzione superiore Machiavelli e Peano di Firenze, l'istituto comprensivo Calamandrei di Firenze, il Galilei di Arezzo, l'istituto di istruzione superiore Machiavelli di Lucca e del Politecnico Nottolini di Lucca. Abbiamo già visto un po' di immagini appunto della sala e della seduta solenne, adesso allora ascoltiamo dai diretti interessati e gli ospiti quanto sia stata importante davvero quest'anno questa festa della Toscana. Oggi noi ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte e purtroppo ancora oggi quasi 60 stati al mondo utilizzano ancora la pena di morte, facendo violenza a chi ha fatto violenza. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Abbiamo voluto oggi che insieme a noi ci fossero il rabbino capo, ci fossero l'imam di Firenze, il cardinal Betori, perché la Toscana è una terra del dialogo, è la terra di Giorgio La Pira, la Toscana è una terra che vuole contribuire attraverso il dialogo interreligioso a cercare di costruire le condizioni per la pace nel mondo. È un tempo difficile quello che viviamo, abbiamo pensato ad un certo punto se farla o non farla questa festa, lo abbiamo fatto pensando alle vittime del terribile alluvione, a chi ancora ha un'azienda che non si riapre, le famiglie sono in difficoltà, però abbiamo pensato di farla per mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazzi più giovani, di non voltarsi mai dall'altra parte, di costruire le condizioni per cui ci sia una giustizia sociale più forte, per fare in modo che le parole di Don Milani, quel I care, quel me ne prendo cura, siano alla base del nostro impegno. Quell'I care noi l'abbiamo voluto apporre poco tempo fa all'ingresso dell'aula consiliare. L'abbiamo voluto apporre proprio per mandare un messaggio ai consiglieri regionali, ma anche a tutti i cittadini e i cittadini, che quella è la via maestra, prendersi cura degli altri. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Regione per aver scelto la figura di Don Milani come figura emblematica di questa festa nel centenario della sua nascita. È una figura, una persona che ha molto da insegnare a noi, sia nella promozione della dimensione umana della persona, della sua dignità attraverso la cultura, attraverso la parola e quindi la cultura. E poi persona che ha spinto sempre
la responsabilità verso l'altro. L'iCare, che viene ricordato anche nel titolo della festa, dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri, soprattutto dei più umili. Oggi è una giornata molto importante, ricorda la sacralità della vita umana. La Toscana è stata la prima realtà, il primo Stato al mondo di abolire la pena di morte. E oggi, con le guerre che abbiamo nel mondo, Russia-Ucraina, Palestina-Israele e centinaia di guerre del mondo, abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana. E poi, ricordando anche la nascita di Don Milani, che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente, e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante. iCare è quel motto realmente, che vuol dire devo fregarmi dell'altro, devo condividere l'altro, devo mettermi nel panno dell'altro. Oggi abbiamo bisogno di questo. Personalmente, per me, per la comunità che ho l'onore di rappresentare, essere stati chiamati qui a portare un saluto in questo giorno così importante è un grandissimo onore, e partecipiamo perché la comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante del tessuto della società toscana, e quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana. Poi il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti, ma che sia un elemento di crescita di tutta la società, è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale. Quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. La festa di quest'anno è dedicata a un grande toscano, che è appunto da Lorenzo Milani. E credo che sia una scelta che fa onore alla Regione, al Consiglio e alla Giunta, perché in questo momento da Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale. Lo è come prete, lo è come credente, lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca, alla quale lui apparteneva, e una Toscana molto povera, sfruttata, nelle fabbriche, nelle campagne. Sicuramente dal tempo di Lorenzo Milani molte cose sono cambiate, ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremmo l'aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore, e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni, e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. Nel momento più bello come nel momento più critico, ma la Toscana dal 2020, siamo al 23° anno e continueremo all'infinito, ricorderà sempre in modo solenne il 30 di novembre del 1786, quando il primo Stato al mondo abolì la pena di morte. Era allora il Granducato di Toscana guidato da Pietro Leopoldo. Oggi la pena di morte esiste in due terzi del pianeta, e quindi ci rendiamo conto come l'attualità di quello che fu per la prima volta in Toscana un atto di riconoscimento di diritti, dell'umanesimo, della persona umana, che qualsiasi cosa abbia fatto potrà essere in carcere per tutta la vita, ma l'inviolabilità della vita umana è fondamentale, possiamo affermarlo e rivendicarlo in tutto il mondo come primato della nostra regione. Intorno a questo la festa della Toscana significa sempre il riconoscimento delle eccellenze, degli aspetti che proprio sul piano dei valori caratterizzano la Toscana, in un mondo che chiede diritti per la persona, chiede che vi sia la valorizzazione della persona umana in tutto il mondo, costellato purtroppo sempre più da guerre, e quindi la questione dei diritti si unisce a quella della pace, e proprio stamani, in nome di Don Milani, avremo il riferimento a quello che sono i valori che attraverso la
la pace, l'obiezione di coscienza, il diritto e il riconoscimento a un'educazione per tutti, sono quelli su cui si è conformata una delle regioni che viene considerata fra le più civili del mondo. Una festa che ha sempre un grande fascino, un valore unico, I Care, l'idea di prendersi cura degli altri, di chi soffre e non solo, degli ultimi e non solo, ma soprattutto di farsi carico di tante persone che in questo momento sono in difficoltà, lo sono nella nostra regione, lo sono nel mondo, la Toscana si deve fare carico di tendere sempre una mano verso gli altri. La Toscana l'ha dimostrato nella propria storia, rispettando il valore dell'uomo quanto tale, rispettando il valore della persona in quanto tale, e oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia e che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale, dentro i processi di pace e dentro dei processi che devono portare, diciamo, l'umanità a riscoprire una sorta di maggiore rispetto del valore umano della persona quanto tale, e questo deve accadere su tutti gli aspetti della vita sociale. L'abbiamo visto in questa settimana rispetto alle questioni che riguardano la violenza contro le donne, l'abbiamo visto nei confronti dei minori, l'abbiamo visto a livello internazionale. La Toscana deve fare, può fare di più. Dobbiamo essere particolarmente fieri di essere eredi di quel Granducato di Toscana che, primo Stato al mondo, il 30 novembre 1786 ha abolito la pena di morte, il primo Stato ad averlo fatto al mondo. In nome di quei valori dell'illuminismo che permearono profondamente la cultura di quel tempo in Toscana. Quest'anno ci siamo trovati tutti insieme nella formula della festa della Toscana, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani. Una figura sicuramente che unisce in un periodo della nostra storia che è quanto mai complesso e che ci tramanda degli insegnamenti importanti, ma che ci ricongiunge idealmente allo stesso illuminismo, in una matrice cristiana identitaria che ci insegna ad avere cura degli altri, I Care. Questa è la Toscana che vorremmo che continuasse la tradizione del grande Pietro Leopoldo, una Toscana capace di essere all'avanguardia dei diritti civili e sociali, e siamo, ripeto, particolarmente orgogliosi di essere toscani. Io credo che questa sia una mattinata carica di emozione e sia anche la sublimazione di questa ricorrenza che è stata istituita più di 20 anni fa, ma che ha assunto nel tempo maggiore importanza. Celebrare la Toscana dei diritti e la Toscana che contrasta le disuguaglianze nel segno di Don Milani in un momento come questo ci fa capire quanto attuale ancora sia il messaggio del prete di Barbiana e come il suo messaggio vada molto oltre i confini della Toscana. Da un lato nella politica interna, perché noi abbiamo un paese fondato sulla Costituzione più bella del mondo, ma che per larga parte, soprattutto nel suo articolo 3 sull'uguaglianza, è ancora un manifesto politico tutto da realizzare, ma dall'altra parte è un messaggio, come dicevo, che raggiunge gli scenari dei conflitti internazionali che anche prossimi al nostro territorio, insomma, ci fanno tutti i giorni, ci espongono a scene davvero inaccettabili, soprattutto sul piano dei diritti, delle libertà, e per questo giusta l'invocazione dell'imam a un rapido cessate il fuoco in terra di Israele che possa durare questa tregua. Quindi io credo sia stata una giornata molto densa, molto intensa di sollecitazione e di stimoli, e ne usciamo tutti noi arricchiti, spero soprattutto i giovani, tanti giovani che partecipano a queste nostre occasioni e per i quali cerchiamo di creare momenti di riflessione e di confronto. La proposta di invitare i tre rappresentanti delle religioni monoteiste è una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza, perché penso che la giornata dedicata alla festa della Toscana, a maggior ragione nel momento in cui questa festa quest'anno abbiamo appunto intitolato a Don Milani, debba anche essere un segnale di dialogo, un segnale sicuramente di pace. Le nostre comunità stanno insieme se abbiamo presente che sono comunità composte da persone che hanno fedi e credi religiosi differenti. Quindi il segnale che oggi parte dalla Regione Toscana, dal Consiglio regionale, è sicuramente un segnale fortissimo, rispetto al quale io sono assolutamente soddisfatto, e ripeto, è stata una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza. È una scelta bella, importante, assolutamente condivisa
e anche le presenze che hanno arricchito questa seduta solenne danno il senso profondo di una voglia da parte del Consiglio regionale, da parte della nostra comunità toscana, di essere ponte di dialogo, di costruzione di occasioni di speranza e di pace. E anche questo è il grande messaggio che noi vogliamo lanciare in occasione di questa festa della Toscana 2023. È molto importante per la Toscana ed è stato significativo festeggiare il proprio giorno di celebrazione all'insegna di Don Milani e del suo messaggio, perché ci ha ricordato e ci ricorda ogni giorno come la conoscenza è uno strumento di cittadinanza, e ricordarlo a tanti ragazzi e ricordare quel valore della disobbedienza nel di più, disobbedienza nel fare qualcosa di più anziché nel fare qualcosa di meno, abbia ispirato il magistero di Don Milani. Lui in pochi anni di vita, in 43 anni di vita, ha lasciato un messaggio che attraversa il tempo. Ancora oggi, da 100 anni dalla sua nascita, essere con i ragazzi a cercare di attualizzare quel messaggio e a sottolinearne il valore eterno è molto significativo, e credo che dia senso e corpo a celebrazioni che non sono solo di facciata, di maniera e formali. Ecco, noi siamo una comunità civile che si riconosce intorno a momenti e a storie importanti, significative, essenziali come quella di Don Milani. Don Milani ci lascia oggi quello che io chiamo speranze possibili per i ragazzi che devono continuare ad avere un livello di istruzione adeguata, senza classismo, ma soprattutto le istituzioni, perché se si dice speranze possibili c'è una possibilità concreta che deve essere attuata oggi, e le istituzioni, in primis la Regione Toscana assieme alle istituzioni scolastiche, devono creare quelle sinergie anche con le associazioni, in particolare quelle delle famiglie, per far sì che i ragazzi abbiano il loro futuro oggi e che nessuno rimanga indietro. E si conclude così l'appuntamento dedicato alla seduta solenne per la festa della Toscana del 30 novembre. Io vi ricordo, per tutte le informazioni e delucidazioni, c'è sempre il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto la prossima settimana sempre qua, dentro il Consiglio.